Ciao a tutti e benvenuto a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio parlare di un altro gioco old school, più che altro ormai vecchiotto perché in realtà è un gioco della PlayStation 2 rimasterizzato in HD per PlayStation 3. Infatti, il primo Killzone era nato sulla prima, scusate, sulla PlayStation 2. Ed era un gioco che andava a rivaleggiare con la serie di Halo su Xbox. Infatti, anche Sony aveva cercato di dare vita al suo sparatutto in soggettiva. In realtà aveva dato vita a due serie di sparatutto, perché poi su PlayStation 3 è nato anche Resistance. Però il primo Killzone era appunto un gioco, secondo me, molto rivoluzionario per l'epoca, più che altro per i giochi console, perché a parte appunto Halo, tutti gli altri sparatutto famosi erano giochi che arrivavano dal PC e venivano convertiti anche su console. Nonostante poi appunto quella fosse anche il periodo in cui i Call of Duty e i Battlefield si trasformavano dai giochi, chiamiamoli single player, a quelli più multiplayer e competitivi. Killzone, nella sua trilogia, compresa anche di spin-off, in realtà sono alla fin fine sei giochi. Infatti poi voglio fare un video anche su il Killzone della PS Vita, che è molto carino, non ha nulla da invidiare a quelli appunto della PlayStation 2 e PlayStation 3, mentre quello della PSP ne ho già parlato perché Sony ha fatto il porting tra i classic del PlayStation Plus e quindi se avete un abbonamento premium potete scaricarlo gratuitamente, se no mi sembra costa 10 euro, però come stile di gioco Killzone Liberation è molto diverso dai, chiamiamoli, suoi fratelli, mentre la trilogia è un classico sparatutto e Mercenaries ha una tematica un pochettino alla Helldivers, se andiamo a vederlo, proprio perché poi Helldivers 1 era anche un gioco molto apprezzato della PSP, scusate, della PS Vita. E effettivamente alcune cose in Mercenari erano state riprese. Qua vediamo invece intanto che straparlo l'intro di Killzone, che appunto secondo me come narrativa, come storia, è superiore sia a Resistance che anche ad Halo, perché Halo è molto fantascientifico, ma con gli alieni, appunto, con quel tipo di fantascienza, sì, un po' criptica, però continuava ad essere uno sparatutto in cui alla fin fine dovevi andare avanti e sparare, non c'era più di tanto diciamo il background narrativo, era più che altro una lore del mondo, dell'ambientazione, però alla fin fine il resto è stato costruito con i sequel. Invece Killzone parte già ponendoci con questo sistema. Qua intanto vediamo un po' a parte le cose, l'italiano come lingua. Ci sono le statistiche, non è che ci sia un granché, possiamo poi giocare la campagna o i campi di battaglia se vogliamo appunto giocare anche in due giocatori. E come dicevo, questo è un porting HD di un gioco della PlayStation 2, era uscito singolarmente in digitale, se no dovevi prendere, mi sembra, per forza la trilogy per averlo, non vorrei dire una cavolata, però comunque io avevo preso la trilogy per avere tutti e tre i dischi alla fin fine, perché poi era un cofanetto in cui c'era il classico HD di Killzone 1 e poi Killzone 2 e Killzone 3, che in realtà avevo già,
quindi poi li avevo rivenduti perché mi ero tenuto le edizioni con la Steelbook quando ancora erano belle quelle cose. E insomma, si tratta di un gioco, quello originale del 2004, rimasterizzato in HD poi nel 2012 per PlayStation 3. Quindi questo è appunto il primo Killzone, andiamo a giocare in modalità facile perché io sono abbastanza negato per gli FPS, però Killzone, come anche Halo su 360, anzi anche sulla prima Xbox e poi su 360, erano degli sparatutto che apprezzavo tanto, quindi mi sforzavo di giocarci anche se ero scarso. Giocava facile, però comunque ci giocavo volentieri, a differenza di molti altri shooter che ho abbandonato perché poi appunto sia i Call of Duty che i Battlefield li ho lasciati perdere, ormai negli ultimi anni non li ho neanche più presi, non ho minimamente idea di come siano, ma non mi interessano. Invece Killzone, appunto Resistance e Halo, finché avevo l'Xbox 360, mi ci divertivo tantissimo a giocare. Quindi questo era per fare un po' un recap. Tra l'altro, per quanto sia un gioco appunto rimasterizzato, la base del gioco PS2 ancora adesso a vederlo è impressionante perché ha un livello di dettaglio dei volti, delle animazioni facciali che è molto al di sopra della sua concorrenza. Infatti si vede che Sony aveva spinto l'acceleratore per Guerrilla per fargli fare appunto un gioco degno di nota per poter lanciare un nuovo franchise che comunque è durato svariati anni perché è nato sulla PlayStation 2, è finito la trilogia sulla PlayStation 3, gli spin-off su PSP e PS Vita e un nuovo tentativo di rilanciare il brand su PS4, che però appunto non era poi riuscito benissimo. Infatti anche io non l'ho mai finito quello, dovrei riprenderlo e probabilmente questa è anche la scusa per darci nuovamente dentro. Questa è tutta una introduzione tanto per dire un po' appunto, non tanto le mie prime impressioni, perché appunto Killzone ci ho già giocato, lo conosco. Però il motivo per cui mi piace, mi aveva colpito all'epoca e ancora oggi lo trovo nettamente superiore agli FPS dell'epoca, soprattutto per quelli che nascevano su console, che molto spesso erano abbastanza arcade e tamarri. Qua ad esempio Killzone 1 ha una particolarità che poi invece negli altri giochi è andata un po' a sparire, ovvero quella di avere quattro personaggi. Templar è il primo, che dal capitolo 1 all'11 mi sembra, o al 13, comunque sono più di una decina di capitoli, fa tutta la storia base. Luger, Rico e Aka si sbloccano invece andando avanti nel gioco, ma non è che bisogna per forza cambiare personaggio. Erano dei nuovi compagni che si univano all'avventura, fino a fare appunto la squadra da 4. E volendo potevamo completare tutta l'avventura con Templar o ogni volta a inizio missione cambiare con l'altro personaggio. Infatti poi per la versione PS3 avevano introdotto i trofei e tra i vari trofei c'è quello appunto di finire il gioco con tutti i personaggi, anche se appunto c'è la spiegazione anche nel trofeo, alcuni personaggi li puoi usare solo in capitoli avanzati. Diciamo che qui si intravede un po' la vecchiaia del titolo perché questa è una cinematica scriptata, quindi è molto ma molto pixellosa. Paradossalmente, come succedeva anche tipo Devil May Cry o anche in Nico, le cinematiche invecchiano molto peggio del gioco in game, proprio perché puoi fare una spolverata delle texture rendendole HD, puoi migliorare lievemente gli effetti particellari, mettere più ombre e così via,
in post-produzione, però i filmati li avrebbero dovuti rifare da zero. Questo è anche un motivo per cui molte remastered, anche su PS4, addirittura anche quelle più nuove che escono su PS5, hanno questa problematica di avere delle cinematiche appunto bruttine. Qua ci accovacciamo. È uno dei motivi anche per cui alcuni giochi, tipo Diablo, a rivederlo oggi è ancora valido, perché appunto aveva delle cinematiche che per l'epoca erano dei film in computer grafica. Cosa che succedeva anche ad esempio con i vari Final Fantasy, le cinematiche di Final Fantasy in computer grafica, sia della PlayStation 1 ma anche della PlayStation 2, sono tutt'oggi godibili perché avevano un livello tecnico incredibile. Qua intanto io continuo a... Questo era abbastanza scriptato. Poi una cosa un po' diversa forse tra ad esempio Halo e Killzone è appunto non solo la trama, che in Killzone a me ricordava tanto Gundam, perché è una guerra per le colonie. O meglio, la colonia che si ribella perché vivono maluccio e vogliono appunto il potere, diventano una sorta di dittatura invece di... per così dire, essere un'utopia, però loro comunque ci credono ancora tantissimo, un po' come Zion, quindi gli Elgan sono appunto così. Lui invece aveva quella trama alla scoperta della fantascienza, perché non sapevano bene cos'era l'Halo e perché gli alieni combattessero gli umani, che poi si scopriva tutta in retroscena. Però in definitiva, qua abbiamo anche il fuoco secondario, anche se poi la meccanica del fuoco secondario è molto più sviluppata in Resistance, però comunque Guerrilla sapeva fare i giochi e li sa fare ancora adesso. Infatti Horizon Zero Dawn e Forbidden West sono dei capolavori che adoro. E bisogna ricordare che avevano appunto iniziato con Killzone, che come dicevo a livello tecnico, questo è tecnicamente un gioco della PS2 con una piccola spolverata. Aia, ho fatto malissimo, non so dove andare, non seguo la trama, non... E quindi insomma... È un gioco, qua ad esempio la meccanica del primo ha ancora i medikit, che è una meccanica vecchia da giochi PlayStation 2. Mentre invece poi con l'arrivo appunto di Halo, che aveva lo scudo che si rigenerava, Gears of War che dava il tempo di ricarica della vita, si era passati al concept con la ricarica della vita dopo un po' di tempo. Quindi questo è molto vecchio stile. Però io devo dire che non sono per niente diciamo deluso da quello che sto provando, anzi, Pad alla mano riesce ad essere molto godibile. È la meccanica di gioco, più che altro perché non sto, ok, capendo bene dove cavolo devo andare. Alcune cose non sono spiegate benissimo. Diciamo che mi piace molto la trama di fondo, la narrativa, però lo svolgersi del gioco effettivamente ha il suo... diciamo, è invecchiato male, perché adesso siamo abituati a degli sparatutto molto più narrativi.
a cose comunque anche come Borderlands o se vogliamo i BioShock che avevano rivoluzionato anche lì il genere, cambiando molto nelle cose che facevano. Qua invece bisognava resistere il più possibile in certe posizioni per poi andare avanti con elementi che si sbloccavano. Quindi bisogna anche un po' capire cosa fare. Questo infatti era una differenza con Halo, che andava invece a... Aia. Corpo a corpo con la X, pensate qua, quanta differenza in confronto ai giochi di oggi. La mitragliatrice, presto! Per forza, muoversi! Obiettivo in vista! Un po' veloce. Poi si surriscalda. Però appunto è una tipologia di gioco molto diversa dagli sparatutto moderni. E a me non dispiaceva affatto, soprattutto per il suo design, che era una seconda guerra mondiale fantascientifica, perché gli Argas sono chiaramente nazisti con al posto della svastica, la stella a tre punte. E era bello, era figo. Il design delle armi, la pesantezza delle armi. Era uno dei giochi che dava proprio la pesantezza dei colpi. Era secondo solo a Black, che secondo me Black su PlayStation 2 ancora oggi riesce ad essere intrigante, perché aveva appunto quel realismo nei colpi, nel rinculo, nel come i colpi andavano a segno e ferivano i nemici che ancora oggi certi giochi non hanno. E soprattutto, vabbè, poi era un po' strano che ci fossero tutte quelle bombole di propano pronte ad essere colpite e fatte esplodere. Però diciamo che ci stava. Io qua. E Killzone era uno di quei giochi che appunto, secondo me, ancora oggi meriterebbe di essere giocato dagli amanti degli FPS. È una saga bellissima. No, finito. Non guardo mai i colpi. Era molto scriptato, eh. Perché effettivamente non quanto Resistance, che Resistance ci sono dei punti che li odio, poi magari faccio un video anche su quello, perché c'erano dei momenti in Resistance in cui se tu non ti muovevi e non arrivavi in un determinato punto, continuavano le voci, le urla, i tuoi compagni che però non avanzavano perché dovevano aspettare che tu entrassi nella posizione giusta. Qua abbiamo fatto la nostra primo tempo, la nostra prima missione. È diviso appunto così a step che ti dice poi il risultato. È appunto un gioco meno organico in confronto a quelli successivi o comunque a come Tenga si erano sull'accesso. evolti Capitano Tempo, gli siamo felici FPS, di perché c'è rivederci. l'interruzione tra una Siamo missione e riusciti a difendere la l'altra posizione dal primo attacco, ma siamo con bloccati le dalla curva statistiche, che principale. però è una cosa che ai Sono tecnico, giapponesi sono ingegnere, piaceva un riusciamo a saperla che sacco, lei cerca di quindi raggiungere. penso che l'abbiano voluto far Andiamo. mettere loro perché si sballano a vedere appunto le statistiche di come hai vinto, quanti punti hai fatto nel livello, le uccisioni. Invece, poi, già dal secondo, se non Devi ricordo salire male, questa ma scala forse per mi raggiungere un check-in. confondo,
la narrazione era molto più concatenata tra una missione e l'altra con le cinematiche, anche perché con PlayStation 3 potevano permettersi un livello tecnico molto ma molto superiore. Ah, sbagliato. Speriamo che non muoia il mio amichetto lì. Perché il problema è che... Il bastardo è morto. Ok. Andiamo, dobbiamo rientrare alla base. Qua, come anche probabilmente sui Primo giochi scatto. per PSP e PS Vita, Un qua fucile. c'era il fucile. Vabbè, adesso ho tenuto quello. Andiamo di pistola. Tra l'altro la pistola in Killzone, se non ricordo male, a parte sbagliare quando appunto... Perché la usavo forse nel 2, che giocavo un pochettino online. È uno dei pochi sparatutto che mi divertiva a giocare online. E c'era tipo una pistola che one-shottava se colpivi subito. Qua invece, abbiamo visto, ci mette un po'. È bello però vedere che le zone sono bloccate perché ci sono effettivamente degli ostacoli. E poi, man mano che superiamo i vari scontri, vengono rimossi da qualche cosa. Quindi ha un senso essere bloccati e dover Arrivato, c'è un resistere. altro cecchino. Vabbè, passiamo di nuovo al fucile. Forse c'è anche... Sono veramente storto io. Facile? È molto facile, mi avrebbero già dovuto uccidere. Però diciamo che c'è un minimo di voluto, di disallineamento perché non è il colpo perfetto. Ed era questa forse una delle cose che mi piaceva delle armi di Killzone. Che erano realistiche perché erano un po' imprecise. Invece in certi Call of Duty o comunque anche altri sparatutto, se tu puntavi anche da tanta distanza ma con il puntatore preciso lo colpivi, punto. Il proiettile non aveva nessun tipo di deriva per la distanza, non c'era il vento, niente. Tu potevi one shottare, ad esempio, non mi ricordo se era Battlefield su PlayStation 3, c'era un gioco che potevi fare gli one shot alla gente che era sugli elicotteri con lo shotgun, perché semplicemente sì, e quindi boh. Poi vediamo se... No, qua non ci sono cose. Tecniche tipo la torcia, sa che arrivavano dopo. Qua mi incastro io perché sono veramente negato con la soggettiva. Eppure, ripeto, giochi come Killzone, come i vecchi Halo a me piacevano tantissimo. Quindi mi sforzavo di giocare.
Tra l'altro Killzone qua non aveva neanche il salto, era molto base. Entra negli hangar. Questo è un hangar. Non mi sembra. C'è un'altra uscita che non ho visto. Poi veramente buio, si diventava nero. E insomma, a parte le mie scarse doti da giocatore di FPS, devo dire che il feedback non è affatto male. Quello che patisco maggiormente è sicuramente il fatto che sia... No, qua non ci posso passare in realtà. Sia un gioco che adesso a rigiocarlo mi dà meno sensazioni di quelli più recenti, anche per il fatto che il DualShock 3 aveva giusto la vibrazione, che all'epoca era fichissima. Oggi, dopo aver giocato tanto con il DualSense, sento proprio la differenza, il piacere del feedback tattile con diciamo tutte le funzioni del nuovo pad della PlayStation 5 sono proprio tutto un altro mondo. Io qui come un pirla non ho capito dov'è la strada, mi sono fra virgolette perso perché di qua non ci passo, lì posso salire ma non c'è niente da fare. Qua non ci posso andare. Dice di andare alle rimesse dello shuttle, ma qua è da dove venivo, mi sembra. Ok, sì, qua hanno spostato le cose per passare. E questo più che altro è un mio limite, un mio grosso limite, perché appunto cercando di fare il video non ho prestato sufficiente attenzione, però comunque è un po' anche un limite del gioco, perché come dicevo, si sente la differenza in confronto ai giochi moderni che hanno indicatori interattivi, le mappe. Comunque c'è l'aiutino che ti dice andiamo, bisogna andare da quella parte e così via. Ora vedrò che qua non... Secondo me qua c'è qualcosa che non ho visto. Ah, questi saranno per cambiare le armi. Perché non ho una torcia? Provavi i tasti direzionali. E boh, più che altro è strano non saltare, perché mi sembra che anche comunque nel 2 e nel 3 certi movimenti fossero scriptati, un po' come anche Gears of War. A differenza di Halo, che per cavalcare certi muretti devi avere il comando per poterlo fare, altrimenti, anche se ha un muretto di 5 centimetri, ti blocca. Vediamo. Te pareva, son pirla io. Bisognava fare una cosa del genere che al giorno d'oggi non è molto ponderabile. Più che altro non ci sono... diciamo... come dire, collezionabili, non ci sono nastri, cose da prendere. La pistola fa male, però non ho più colpi. Da questa parte, Capitano Templar. Ci
ci servono Da tutti questa uomini, parte io seguimi. non ti vedo. Ok, 6D. Qua i compagni invece erano un po' troppo intraprendenti perché vanno per i cacchi loro senza ritegno. Ci sono i Stia pronto, checkpoint. l'APC si avvicina. Contatto! Sulla testa! A ricarico! Non gli faccio assolutamente niente. Aiuto! Dobbiamo distruggere quell'APC! Provi a scendere a usare Adesso mi l'APC! fai scavalcare gli Sì, dobbiamo ostacoli, però recuperare gli l'APC! ostacoli piccoli. O gli ostacoli fatti apposta. Infatti qua mi sa che gli ostacoli fatti apposta. Sì, appare il comando. Bisognava un po' capire dove mettersi, cosa fare. Qui non posso salire. E qua bisognava capire un po' la strada, c'era queste cose. Però insomma, quello è un nostro alleato. Probabilmente è proprio perché non sono abituato io al genere e essendo un gioco molto vecchiotto, perché appunto era originariamente del 2004, ormai sono passati 20 anni. Non è così semplice come quelli di oggi. Paradossalmente, per quanto oggi siano più realistici, magari graficamente incredibili certi FPS, all'epoca erano molto più difficili perché dovevi fare quello che volevano i programmatori. E Killzone è un gioco con molta meno libertà di gioco di un Call of Duty o di un Battlefield. Però secondo me appunto ancora oggi è piacevole da giocare. Bisogna riprenderci la mano e entrare in quel mood da retro gaming, che è appunto quello che sto cercando di fare, come avrete visto anche con la playlist che ho creato apposta. E proprio perché voglio andare un po' a recuperare certi giochi che avevo lasciato lì in sospeso. Infatti non ho più i salvataggi di Killzone. Devo rifarmeli tutti perché erano andati perduti con la morte della vecchia PlayStation 3 Fat. E quindi anche un po' una scusa per rigiocarli, rifarmi la saga, anche perché appunto con gli Liberation sul porting che avevano fatto per PS5 mi è ritornata un po' la scimmia di giocarci, lo stesso anche per Resistance. Quindi rigiocarli un po' tutti non mi dispiacerebbe. Detto ciò, quindi, come al solito, io vi ringrazio per avermi seguito sin qui. Spero che questo video vi sia piaciuto perché non ho parlato tanto del livello, diciamo, tecnico del gioco, però, ripeto, questo per essere un porting HD da PlayStation 2 è ancora oggi davvero notevole da vedere. Non ha naturalmente tutti gli effetti di un gioco di cui siamo abituati ai giorni nostri, però è davvero molto valido. In più resta ancora giocabile, con le sue limitazioni più che altro dovute al level design. Per questo adesso mi sono fermato, se no ci divento scema a capire come fare ad avanzare. Però era quello anche la parte integrante del gioco, non solo sparare, ma capire come muoversi, dove andare. Perché ad esempio il carro non lo devo far saltare in aria a botte, ma devo fare qualcosa per riuscire a sconfiggerlo
in modo proficuo. Quindi c'è anche questa componente strategica che mi piaceva molto di Killzone, e invece in certi prodotti moderni è andata ormai a scomparire perché basta solo sparare a qualunque cosa si muova e fine. Perciò non è che ve lo posso consigliare perché appunto a livello di gioco non è che sia un titolo che puoi recuperare chissà dove, però appunto puoi giocarci come dire su PlayStation 3 o con qualche emulatore, ma in realtà ve lo sconsiglio. Io vi consiglierei di recuperare una vera PlayStation 3 e giocarci con la versione disco o al massimo quella digitale da scomprare perché lo store è ancora attivo e il prezzo dovrebbe essere abbastanza economico. In alcuni casi può costarti di meno che comprare il dischetto. Perciò comunque io che ce l'ho, mi fa piacere giocarlo, voglio appunto parlarne perché mi fa piacere parlare di retro gaming, rigiocarli. E in quest'estate appunto abbastanza sgombra da titoloni che almeno per me ce ne sono davvero pochi da comprare al day one e sono anche belli distanziati l'uno dall'altro, mi fa piacere andare a riprendere cose vecchie e in questo modo per così dire riuscire anche a godermi questi giochi. Detto ciò, quindi spero appunto che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e a lasciare un commento per dire la vostra su Killzone, sulla saga, sul fatto di rigiocare ancora giochi della PlayStation 3 e almeno a mio avviso trovarli ancora validi perché ci sono molti titoli che sono godibilissimi ancora oggi. Perciò io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.